Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendore Veneziano, siamo su Rome 2 Total War. Allora ragazzi, volevo fare una prima campagna un po' veloce per vedere un po' il gioco e voglio farla insieme a voi così mi spiegate un po' anche questa campagna perché non ho mai giocato a Rome, quindi prevedo vaneggi comendiani. Io volevo cominciare con Sparta, però il problema è che la sfida iniziale è difficile. Allora io voglio partire con sfida iniziale facile, difficoltà di gioco normale, perché proprio non ho mai giocato a Total War, alla campagna di Rome Total War. Ho giocato a Empire, a Napoleone, al NAP e a Shogun, però mai Roman, e ho visto che è molto diversa rispetto agli altri Total War. E niente, partiamo con Rome e andiamo con Iulia e niente, questa famiglia patrizia che poteva vantare una tradizione secolare di alte cariche. L'esponente più famoso della gens Iulia era Gaio Giulio Cesare, che divenne un dittatore a vita. Le condizioni di vittoria sono: subito 440 insediamenti, 6 province, Italia, Magna Grecia, e tutte queste qua, Britannia, Africa. Mantieni 140 unità in tutto, mantieni 40 unità navali. Ok, andiamo e speriamo bene. Buona ragazzi, allora, obiettivi. Da un umile inizio nascono grandi imprese. Muovi i primi passi, stabilisci una roccaforte dalla quale portare il tuo popolo alla grandezza. Assumi controllo totale delle due province. Ricompensa 2005 monete Dorus. Ok. Mamma mia. La vedo. Buono ragazzi, allora qua ho visto un po' le novità, le cose. Ragazzi, ho bisogno di un supporto comendano incredibile perché è veramente, veramente dura. Buono, passiamo il turno. Adesso cominciamo la campagna. Oh, qua vediamo Cartagine, tutti quanti che si muovono. Adesso cominciano subito ad attaccarmi, speriamo di no. Oddio, allora, le loro offerte, trattato di pace, le loro richieste. No, non esiste. Non esiste, non esiste. Io voglio ammazzare tutti e subito. Ah, comunque ragazzi, la Siga ha annunciato il prossimo Total War subito. Sarà Venice Total War con il Comendone in copertina a dominare alla Ibrahimovic quando segna. Quindi sarà il nuovo Total War, Venice Total War, by Comenda. Magari, cazzo. Scusate, momento di panico. Comendiano, ok. Ok Io ragazzi, voglio scusate, ho spaccare abbassato un po' qua. le impostazioni, ragazzi, un po' di pazienza finché insomma sono i driver e le patch, perché sennò è veramente dura. Vediamo qua. Vabbè, sabotaggio. Oh, proviamo, dai. Al massimo sono vaneggi, chi se ne frega. Adesso vediamo. In Stesso questo votare. momento non puoi Bene. muovere ulteriormente questo Porca pezzo. puttana. Sarà disponibile nel prossimo turno. Ma vaffanculo. Ok, bene. Sono quelle cose della vita Hai meravigliose. selezionato un obiettivo al di fuori dell'area evidenziata. Quindi il Andiamo tempo è subito in sovrano. guerra. Per Io voglio subito vincere fare. una battaglia Vediamo. non bastano i grandi numeri. Az. Occorrono unità ben bilanciate e un bravo generale. Prima di attaccare, controlla i rapporti di forza e i rinforzi. Ma bada che se vieni attaccato, lo scontro sarà inevitabile. Non I siamo pulsanti in messi questo proprio pannello benissimo. mostrano le opzioni di battaglia. Passaci sopra il mouse per scoprirne i dettagli. Assalto. Buono, raga, Vabbè, proviamo proviamo. sto assedio. Subito non ho preso nessuna unità perché voglio provare senza spendere soldi. E vediamo. E vediamo i vaneggi comendiani, ragazzi. Qua loro hanno questo. Sarà duretta, eh. Però fortuna a livello di difficoltà non è massimo, quindi chissà, magari che fermo stesso. Speriamo bene. Vai, Comendone, per la gloria, per la figa e per Tori. Portiamo a casa il risultato. Questo è un mini assedio, comunque, alla fine. È un mini assedio.
alla fine sono tanto in svantaggio, se, però qua cosa mi dice? Equilibrio delle forze, in realtà siamo pari, dai, secondo me siamo pari alla fine. Buono, ormai siamo arrivati, possiamo pensare bene cosa fare perché... Buono. Il mio generale qua ritirata. Non ha un cazzo. Molto bene, sono soddisfatto di questo. Niente, i miei non arrivano a portata. Molto bene. Avviciniamoci ancora. Allora, facciamo così. Dai, cazzo, non sono ancora a portata i miei. Oh, finalmente, bella! Adesso ci siamo, ragazzi. Il nostro generale è cazzo. Sotto attacco. Fuori dei coglioni. Tiro infuocato. No, un'unità. Ok, un'unità è già in fuga, ragazzi. Devo veramente ambientarmi, perché non è semplice. Intanto queste unità prendono. Spostiamole da qua. Prendono proprio frecce per il cazzo. Vedete qua, provo a avvicinare questa. No, sta avvicinando lui, chi se ne frega. Merda. Buono. Ok, il mio generale è di qua. Merda, merda, veloce, vecchio, veloce. Subito a coprire gli arcieri. Questo portiamolo indietro. Buono. Il generale è qua. Vai. La battaglia sta volgendo il nostro. Buono, si gode. Chiaramente, ragazzi, il livello non è, di è normale, quindi è chiaro che è semplice. Però mi devo ambientare Fioi perché è veramente dura. Poi commentare in live i Total War per me è molto difficile perché sono abbastanza una pippa. No, tu non qua, però. Tu non qua, vecchio. Perfetto. Buono. Stop, stop, basta, basta, basta. Fatta. Ok, termina battaglia. La fortuna del principiante. Sì, veramente. Allora, 17 uomini ho perso. Molto, molto bene. Lucio Libidone, ah no, Libone, siamo libidinoso, sì. Buona prima vittoria, ma chiaramente, ripeto, il livello di difficoltà è normale. Quindi ho bisogno di un... insomma, almeno un po' di tempo prima di portare difficoltà a massima, perché è dura, cioè devo ambientarmi bene su sto rom. Ora se, per fare il video subito devo diminuire la difficoltà. Migliora man mano che bella. Aumenta la prosperità. Una ciao, rete ciao. Migliore aumenta le statistiche delle battaglie. Sono visualizzate qui, insieme okay. Alle azioni per occupare o vittoria decisiva. Se hai conquistato un insediamento. Occupa. Ora vediamo un attimo. Denaro guadagnato 0. Stabilità nella provincia a meno 33. Buono. Facciamo questo, dai. Grado aumentato. Oh, libidinoso. È più figo adesso. Beh, è god. Libidine pura. La prima regione conquistata. Adesso qua il nostro esercito. Aspetta, cerchiamo di capire un attimo il generale. Perfetto. Ora mettiamo un guerriero più uno. Comandante. No, a me piace comandante. E godo. Libidine pura, perfetto. Il nostro libidinoso, sì, me lo godo. Me lo godo già questo generale, perfetto. Allora ragazzi, finiamo sto video perché adesso ho bisogno dei vostri consigli. Su come migliorare la campagna. Chiaramente il livello di difficoltà è provvisorio perché avete visto, insomma, anche se non ho mai giocato alla campagna di Rome, sono riuscito a vincere abbastanza tranquillamente.
E niente, ho bisogno di consigli per come migliorare la campagna, per cosa fare, cosa non fare, e tutto. Chiaramente, sto aspettando anche le patch e i driver per migliorare la grafica, perché voglio la grafica a cannone, se no mi girano le balle. Già è pesante senza Fraps, con Fraps è praticamente impossibile giocare con livelli alti di grafica. Quindi niente, ragazzi, aspetto veramente i commentini e niente, Roma deve dominare. Raga, un saluto dal Comendone. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtuber italiano.